Buongiorno da Telpress Italia, primo piano nota stampa di martedì 14 settembre. Tra i temi della difesa, l'attacco di notizia sulle spese militari che aumentano solo sui poveri bisogna risparmiare, così titola il quotidiano. L'analisi di Gazzanini che punta il dito contro l'esecutivo che chiede di comprare nuovi droni e per i quali sono previsti investimenti per 2 miliardi da qui al 2035. Pochi giorni fa il governo e nella fattispecie il ministro della difesa Lorenzo Guerini ha consegnato in Parlamento un atto su cui ora dovranno pronunciarsi le commissioni competenti. L'oggetto dell'atto è molto chiaro: schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale relativo allo sviluppo di un Remotely Piloted Aircraft System, classe Medium Altitude Long Endurance europeo. In altre parole, la nostra difesa vuole sviluppare e pagare un nuovo drone che rientra a sua volta nei programmi europei. Poco male, visto il periodo non proprio roseo da un punto di vista economico. La cosa strana però è che ad oggi risulta impossibile conoscere l'entità della spesa per il nostro paese. Contrariamente a come capita per tutti, nessuno escluso, gli atti del governo sottoposti a parere parlamentare, nel caso dei droni, il documento da cui emergerebbe anche l'entità della spesa risulta al momento non disponibile. In altre parole, top secret, almeno fino a quando non sarà analizzato dalle commissioni, spiega un parlamentare alla notizia. La Farnesina e gli afghani, accoglieremo gli studenti che hanno scelto l'Italia, riporta Repubblica. Molti degli universitari afghani che erano in contatto con università italiane per venire a studiare a Roma e in altre città stanno già provando a spostarsi in Pakistan o Iran per partire da lì per l'Italia. E il ministro degli esteri ha già dato istruzioni ai nostri consolati di valutare positivamente i casi che segnaleremo. Sereni, viceministra degli esteri, ha assicurato: continueremo ad aiutare chi ha creduto nella possibilità di creare un paese più moderno per rispondere a chi ha affiancato l'Italia e le organizzazioni italiane in questi anni. Abbiamo già evacuato 5.000 afghani e stiamo ancora valutando come poter aiutare altre persone, ma avverto che sarà un'operazione da condurre con grande attenzione. Bisogna tenere conto che non sono più presenti in Afghanistan funzionari diplomatici e militari italiani. Bisogna capire come operare in termine tecnico, come estrarre delle persone in sicurezza e in che modo gestire le relazioni con i talebani. Il business della guerra su domani, l'analisi del quotidiano sui conflitti in Africa e Medio Oriente che mettono in evidenza uno dei paradossi della Unione Europea che prima vende armi a chi combatte, poi respinge disperati che provano ad arrivare da noi e le industrie della difesa ringraziano. Ogni nuovo conflitto in Medio Oriente e Africa risveglia nella Unione Europea l'incubo di flussi migratori ingestibili, di milioni di persone in fuga dalla fame e dalla guerra, pronte a travolgere il vecchio continente. Eppure, proprio le politiche commerciali dell'Unione e dei singoli paesi europei sono in parte responsabili di questi esodi di massa, continuando a vendere armi a stati coinvolti in teatri di guerra o che non rispettano le norme sulle limitazioni d'uso finale e di esportazione. I paesi europei alimentano guerre e conflitti nel mondo per poi spendere denaro pubblico per il rafforzamento delle frontiere esterne e per la gestione dell'immigrazione, il tutto a vantaggio delle grandi aziende attive nel settore della difesa e della sicurezza. Il commercio delle armi continua ad essere infatti il più remunerativo al mondo. L'intervista a Nazari su Repubblica, ministro degli esteri di Massoud: o l'Occidente armi il Pansir, presto un governo anti-estremisti. Non è vero che abbiamo perso tutta la valle, controlliamo ancora il 65% della provincia e tutte le posizioni strategiche. Il nuovo esecutivo è formato da terroristi e ricercati, sono peggio di quelli di 25 anni fa, sono più radicali e discriminatori. Il Corriere riporta invece il dossier di Europol sull'Afghanistan, terroristi e non solo. C'è l'allerta per il traffico d'armi, di droga e di migranti. Nel rapporto ha inviato agli organismi investigativi dei 27 Stati membri dell'Unione Europea. Patto Draghi-Macron su difesa e migranti. Riformiamo l'Unione Europea, riporta Repubblica. È pronta la bozza del trattato del Quirinale. I punti della svolta: Consiglio di difesa, riunioni periodiche tra i ministri della difesa su temi come terrorismo e disinformazione. Formazione di una nuova unità operativa composta da gendarmi e carabinieri. Riforma dei migranti, completare il patto sull'immigrazione e l'asilo e promuovere la rifondazione dello spazio Schengen.
Al-Sisi Bennett, storica visita tra gli ex nemici ora uniti dal gas, scrive Messaggero. Da 10 anni un premier israeliano non andava in Egitto. Il vertice avvenuto a Sharm el-Sheikh, sul tavolo l'economia e il terrorismo, asse per risolvere il problema di Gaza. Zaki va sotto processo, l'Egitto accusa, ha difeso i copti, ora lo studente rischia fino a 5 anni, così Repubblica Stampa ed altri. Patrick per la prima volta va davanti ai giudici dopo 19 mesi in cella, contro di lui una sola accusa, un articolo scritto nel 2019, l'appello, l'Italia, alzi la voce. Caso Eitan, anche il governo va in campo. Studiamo il caso per intervenire, riportano Repubblica, Corriere e altri quotidiani. Entra in campo la diplomazia. Il governo di Tel Aviv ha già un parere legale. Probabile rapimento. Senza un accordo tra le parti della famiglia, il bimbo va restituito alle autorità italiane, ma l'esecutivo non si schiera e non prende alcuna posizione ufficiale. Di Maio, stiamo accertando quanto accaduto per Eitan per poter intervenire. Tra i temi dell'economia, le bollette alle stelle, i rincari in arrivo su Repubblica e Tutti, rincari record per luce e gas fino a 500 euro a famiglia, una stangata sulle bollette dell'energia senza precedenti, a partire dal 1 ottobre per le tariffe dell'elettricità il rincaro sarà fino al 40%, mentre i costi per la fornitura di gas naturale saliranno del 31%. A darne annuncio è stato il ministro della Transizione Energetica Roberto Cingolani. Il governo si è impegnato per la mitigazione dei costi in bolletta, ha assicurato il ministro, dovuti a congiunture internazionali e perché la transizione verso l'energia più sostenibile sia rapida e non penalizzi le famiglie. Sui rincari, il ministro Cingolani riporta il Messaggero, specifica bolletta più cara, il prezzo del gas primo responsabile. C'entra anche il balzo della CO2. Va affrontato subito il problema oneri pesanti su PMI consumatori. Fatto attacca, bollette un'altra stangata e il governo non sa che fare, mentre secondo Libero la colpa è delle politiche ambientaliste che rischiano di affossare la ripresa, i rincari frutto di decisioni ideologiche di chi non rischia di perdere il lavoro per la lotta al clima. La vice ministra all'economia Castelli parla al sole. Agiamo subito su agio stralcio del magazzino e rottamazione Carter. Il fisco promette di essere uno dei temi più caldi nell'agenda d'autunno della politica economica e Castelli disegna un percorso in più tappe che già dalle prossime settimane troverà le prime novità di peso. La priorità è la riscossione, ha detto. Bisogna alleggerire il peso delle tasse sugli autonomi che oggi non rientrano nel regime a forfè e stiamo pensando anche alla creazione di un fondo per aiutare le imprese a rafforzare gli strumenti di governance interna. Sole segnala il cuneo fiscale di taglio da 2 miliardi. La manovra punta sui contributi. Sul tavolo l'idea di anticipare in legge di bilancio la cancellazione della quota QAF che finanzia gli assegni familiari a carico dei datori di lavoro, opzione alternativa, la fusione IRES-IRAP. Draghi stringe sul fisco, la riforma approda in CDM, così Stampa. Il Premier entro la fine della settimana porterà in consiglio la bozza di delega fiscale che in ogni caso entrerà in vigore nel 2023. Stampa evidenzia le nuove tasse, ci sarà un taglio delle aliquote ai ceti medi, una fascia di 28-55 mila euro, ma non la flat tax. Da subito è molto probabile un taglio dell'IRAP. Lavoro. L'Italia è tornata al lavoro, ma la ripresa è a termine, evidenzia Giornale, Messaggero ed altri. Nel secondo trimestre c'è il balzo di 338.000 occupati con il boom dei precari, più 8,3%. I dati Istat sul secondo trimestre vedono un incremento del numero degli occupati intorno all'1,5%. Ben 2/3 però hanno trovato soltanto un contratto a termine. Boom di posti nelle aziende, ma non si trovano lavoratori, scrive Messaggero. Il tasso di posizioni vacanti vola all'1,8%, è il livello più alto mai raggiunto dal 2016. L'occupazione è disponibile soprattutto nei settori dei servizi e delle costruzioni. Quota 100 è costata finora ben 11,6 miliardi per mandare in pensione anticipata non più di 341.128 lavoratori in 3 anni, spesso lavoratori maschi con una buona occupazione e retribuzioni di tutto rispetto, riportano Corriere ed altri.
Il punto su quota 100 è stato fatto dall'INPS. Passa l'ultimo treno per quota 100, se ne andranno in 400.000, così il QN. Mancano ormai poche settimane alla fine della possibilità di andare in pensione a 62 anni con 38 di contributi e c'è da prevedere che ci sarà un incremento delle domande entro la scadenza. A fine agosto si è arrivati a 341.000 pensionamenti per un costo di circa 18,8 miliardi fino al 2030. Secondo gli addetti ai lavori si supereranno le 400.000 uscite. Infine, l'attacco al reddito di cittadinanza da Renzi, Salvini e Meloni su fatto: il sussidio disincentiverebbe il lavoro, spingerebbe le persone a restare sul divano e renderebbe la vita impossibile ai titolari delle aziende, disperate poiché non riescono più ad assumere. Per tutta l'estate sono stati molti datori, soprattutto nel settore del turismo, che lo hanno affermato su Libero la richiesta di Salvini: tagliare il reddito di cittadinanza e recuperare risorse a difesa di quota 100. Per la politica, super Green Pass e sanzioni pesanti. Il governo è pronto e c'è la spinta di Giorgetti, scrivono Corriere e anche il Messaggero sottolinea come si vada verso l'obbligo generalizzato nella PA e per ristoranti e bar. Il decreto previsto nel CDM di giovedì, ma la stretta scatterà da metà ottobre. Nessuna deroga per le forze dell'ordine, si tratta per allargarlo a tutti i privati. Si estenda il certificato verde o rischieremo nuovi lockdown? Così il presidente della Liguria, Toti, intervistato da stampa, aggiunge: siamo in piena ripresa economica, non possiamo correre il rischio di chiudere. Salvini è costretto a negare l'estensione del Green Pass perché è incalzato da Meloni, ma i governatori della Lega sono contro di lui. Intanto la scuola è ripartita e il pass funziona. L'ok dei presidi, un debutto da 9, così scrivono giornale ed altri quotidiani. Bene, la piattaforma per verificare il certificato dei docenti bianchi, la DAD, è alle nostre spalle. Critiche dai genitori. L'ipotesi di estendere il passaporto agli studenti over 12. Scuola, chiamateci Generazione Zero. Per noi è davvero il primo giorno, titola Repubblica. Bus gremiti, orari a scacchiera e mascherine sui banchi per la ripresa delle lezioni in presenza, senza futuro, noi i più colpiti dalla pandemia. Sulla scuola arrivano le parole dell'ex coordinatore del CTS Antonio Miozzo a stampa: troppo caos, ai presidi servono regole chiare, usiamo i social per far vaccinare più giovani, poi sul Green Pass da estendere anche agli studenti over 12, si parli il loro linguaggio per convincerli. E per gli scenari politici, centrodestra KO a Napoli, esclusa la lista della Lega, duello tra Letta e Meloni, scrive Messaggero. Il TAR ha confermato bocciatura di tre partiti a sostegno di Maresca. Lui parla di scandalo. Secondo il sondaggio su Repubblica, a Milano Sala va verso il bis già al primo turno. Fratelli d'Italia si arrampica a 3 punti dalla Lega. Il sindaco uscente in fuga rispetto a Bernardo. Movimento 5 Stelle ferma al 4%. Derby nel centrodestra. Tra in 5 anni il balzo della Meloni dal 2,4 all'11,3%. Sul Corriere, sondaggio a cura di Nando Paioncelli, da Milano il Leo Russo vicini, a Torino la sfida è al ballottaggio. Centrodestra in testa al primo turno, ma al secondo sarebbe avanti il candidato del PD. Anche la stampa si concentra su Milano, Sala al 51% al primo turno, troppe liste e Bernardo si ferma invece al 37%. Una buona giornata da Telpress Italia.